per la rassegna Felicità Metropolitane, curata dall'Associazione della Notte di Minerva. Questa sera siamo molto felici di replicare questo spettacolo che abbiamo voluto fortemente. Già l'anno scorso l'avevamo fissato nello stesso teatro, poi per ovvi motivi di Covid abbiamo dovuto rinunciare alla possibilità, e poi quest'anno abbiamo riproposto con la quinta edizione lo spettacolo un po' rinnovato, ma certamente per voi, perché sappiamo quanto vi lega anche a Letizia Fuochi, che come conoscete tutti è una cantautrice straordinaria, storica, una artista che riesce a mettere insieme davvero dei contenuti importanti. E per il nostro progetto, che coinvolge tutta la città metropolitana, ringraziamo naturalmente la città metropolitana, le biblioteche di tutta la città metropolitana, anche della rete REA, oltre che della rete SDIAF, per cui siamo veramente ormai disseminati in tutto il territorio, e cerchiamo ogni volta di proporre qualcosa di legato al tema della felicità, coinvolgendo autori, artisti importanti che possano dare davvero un contributo diverso. E questa sera la performance di Letizia Fuochi è una performance letteraria e sonora che davvero darà un contributo per questo progetto importante. Buona visione e buon ascolto. Eccomi, adesso ci sono. Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Una grande e bellissima emozione essere qua nuovamente su questo palco, in questo luogo che a me è veramente molto caro, non è tanto per dire. Tutti voi per me siete, parlo dell'intera cittadinanza e di questo posto che mi ha portato veramente tanto, mi ha portato tantissimo nella vita, e quindi venire qui stasera a parlare di felicità mi sembrava veramente il luogo, e il luogo veramente, il tema è il luogo adeguato. Io da giù non ho sentito bene quello che ha detto Stefania, però il progetto di Felicità Metropolitane è, come dire, un'unione di più elementi, dove la parola scritta e la parola cantata si uniscono, ed è un po' quello che cerco di fare sempre io con il mio teatro canzone. Stasera parlare di felicità non sarà un'impresa facile, cercherò di farlo appunto a modo mio e con qualche riflessione da condividere insieme a voi. Ma che cos'è la felicità? Un'idea? Un'illusione? Un desiderio? Oppure un'aspirazione? E di che cosa abbiamo bisogno per essere felici? Questa sarà davvero una piccola, intima, retrospettiva tra saggezza antica e quotidiane perplessità alla ricerca della più ineffabile e desiderata tra tutte le emozioni.
se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente? Ma perché tu non vuoi spaziare con me, volando intorno alla tradizione come un colombo intorno a un pallone, frenato e con un colpo di becco ben aggiustato, forato e lui giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese. Caro Angelo, la collina dei ciliegi, che sempre da ragazzina mi faceva un certo effetto, quella frase: ma perché tu non ti vuoi azzurro e lucente? La consapevolezza, anche perché, come scrive Gianni Rodari nel suo libro dei Perché, dobbiamo pensare che la felicità non sia merce facile. La felicità è una lotta costante, non è davvero per niente semplice. Non è una semplice canzonetta, ma, dico io, le canzoni possono essere anche molto importanti e anche molto pericolose per la nostra vita. Possono veramente rischiare di farci diventare felici. E le antiche canzoni erano le poesie.
e un maestro della poesia scrive, questa volta, lasciate che sia felice. Non è successo nulla a nessuno. Non sono da nessuna parte. Succede solo che sono felice, fino all'ultimo profondo angolino del cuore. Camminando, dormendo, scrivendo, che posso farci? Sono felice. Sono più sterminato dell'erba nelle praterie. Sento la pelle come un albero raggrinzito e l'acqua sotto, gli uccelli in cima, il mare come un anello intorno alla mia vita, fatta di pane e pietra la terra e l'aria canta come una chitarra. Tu, al mio fianco sulla sabbia, sei sabbia. Tu canti e sei canto. Il mondo è oggi la mia anima, canto e sabbia. Il mondo oggi è la tua bocca. Lasciatemi sulla tua bocca e sulla sabbia essere felice perché sì, perché respiro e perché respiri, essere felice perché tocco il tuo ginocchio ed è come se toccassi la pelle azzurra del cielo e la sua freschezza. Oggi lasciate che sia felice io e basta, con o senza tutti. Essere felice con l'erba e la sabbia, essere felice con l'aria e la terra, essere felice con te, con la tua bocca. Essere felice. Ode al giorno felice, Pablo Neruda. E potremmo rimanere qui giorni e giorni a parlare, a ragionare di cosa possa essere la felicità, di cosa abbiamo bisogno per essere felici e di quanto questa indefinibile sensazione possa rappresentare probabilmente l'ambizione più grande per ciascuno di noi. Io, per quanto devo dire mi riguarda, per me essere felice probabilmente si avvicina molto a un sentimento di autenticità, cioè rimanere sempre in ascolto di me, ascoltare la cosiddetta urgenza del cuore, che a volte è scomoda, ma è necessaria. E non è facile, ma è l'unico modo che io ho trovato per sentirmi il cuore comunque leggero, nonostante magari le pesantezze, le paure, magari delle frustrazioni, ma essere autentici ci permette di avere un respiro pieno, una luce limpida e cristallina negli occhi. E infatti è proprio in nome di questo viaggio interiore che io vorrei invitarvi, quindi a frugare un po' dentro di voi, voi stessi, e recuperare delle immagini, degli odori, delle sensazioni alle quali magari tornate con la mente nei momenti in cui magari un'emozione intensa, piacevole oppure dolorosa vi assale improvvisamente. È un po' quel riflesso, un odore. Si associa magari a una sensazione. Infatti il ricordo sensoriale, emozionale molto potente ci lascia a volte muti, incapaci, no? Di esprimerci autonomamente con le parole ed è per questo che a quel punto intervengono gli scrittori, i poeti, i musicisti, che come dice Fabrizio De André, che fa dire al suo personaggio Don Raffaele, dice, ci spiegano quello che pensano. Ebbene sì. E tutto questo è perché i poeti, i scrittori hanno la capacità di suggerire a noi quelle parole che a loro vengono spontaneamente e che noi magari duriamo fatica a trovare. Io ricorro molto spesso alla mia infanzia quando necessito di trovare un momento magari di benessere o quando rifletto su un sentimento che sembrerebbe molto lontano dalla felicità e che invece per me è diventata un binomio inscindibile e imprescindibile. Una sensazione, un sentimento come quello della nostalgia. Più volte l'ho detto, più volte l'ho ripetuto. La nostalgia l'ho sempre legata a un qualcosa appunto, di triste, di malinconico. Invece un giorno ho capito quando mi sono resa conto che la nostalgia mi permette di avere la consapevolezza di aver vissuto, cioè se sono nostalgica è perché ho avuto una fortuna. E allora ecco che in quei momenti ricorro appunto alla mia infanzia, a un'immagine, a quando mi mettevo con le spalle alla siepe del giardino di casa al mare e mi mettevo in ascolto e sentivo le persone che tornavano magari dal mare. Alle 9 era luglio, quindi c'era ancora luce, e poi sentivo il rumore delle stoviglie, dei piatti all'interno, e poi quel profumo, il profumo della pomarola che faceva mia nonna, e poi la voce di mia mamma, mio babbo, mio nonno, tutta una serie di emozioni che un tempo mi facevano
sentire nostalgica. E adesso quella nostalgia si è trasformata in felicità. E di quei giorni c'è un cantautore che equivale a nostalgia e felicità, Ivan Graziani, di cui pochi giorni fa ho avuto un grande privilegio, quello di suonare per l'ennesima volta insieme ai suoi figli e avere questa amicizia con la moglie di Ivan. Ecco, lui per me è veramente il cantautore della mia infanzia, quello della mia nostalgia e in tanti momenti quello della mia felicità. Volta la testa verso Capodistria e respira forte il vento di nord-est. Cerca di indovinare le facce sulle rocce che dormono silenziose lungo i viali. Domani torneremo in via Strabona a guardare l'oro antico degli ebrei. Sono ansioso di vedere l'allegria negli occhi tuoi mentre vivi il mondo che da 20 anni ti appartiene. Verso il mare per andare appunto alle nostre vacanze, ecco che questa canzone girava in auto e Ivan Graziani diventava il cantautore della mia infanzia, perché sono così corti i momenti belli. Eppure, forse anche per questo, il mio gioco era quello di stringerli questi pensieri, di farli miei, fare in modo di dire non me li dimenticherò mai. E poi così è stato. E così è stato, e questo gioco della mia felicità tutta personale
ho continuato a portarlo avanti nella vita anche da persona adulta, anche quando mi è successo, magari in alcuni momenti, di perdermi, magari volontariamente, con la mente, magari in un bosco, e cercare di recuperare un'emozione perduta, magari di un sentire passato, quelle nostalgie, magari presupposte che arrivavano, alle quali non sapevo dare una spiegazione. Ecco, queste sono due canzoni che per me sintetizzano molto bene tutto questo, questa felicità magari patinata, mi verrebbe da dire, ma che sotto si apre a quell'autenticità e a quella consapevolezza di cui vi parlavo prima. Sempre di perdersi e di guardare intorno. La felicità anche tra solitudine, incanto, suggestioni e piccole meraviglie. Ci presso nei campi.
santi, un campanile che non sembra vero, segna il confine tra la terra e il cielo. Ma tu che fai? Ma tu rimani? Vedrai la neve, se ne andrà domani. Rifioriranno le gioie passate, col vento caldo, un'altra estate. Anche la luce sembra morire nell'ombra incerta di un divenire, dove anche l'alba diventa sera e i volti sembrano teschi di cera. Ma tu che fai? Ma tu rimani? Anche la neve morirà domani. L'amore ancora ci passerà vicino nella stagione del bianco spino. La terra stanca sotto la neve, dorme il silenzio di un sonno greve. L'inverno raccoglie la sua fatica di mille secoli, un'alba antica. Ma tu che stai? Perché rimani? Un altro inverno sonnerà domani, cadrà altra neve a consolare i campi, cadrà altra neve sui camposanti. La malinconia, lo struggimento, no? Io li vedo sempre un po' come una coltre appunto di nebbia, dove al di là appunto c'è la collina dei ciliegi. Però al di là di tutto, io mi verrebbe da domandarvi, ora il ritorno in teatro, come dire, mi impedisce, anche se sono estremamente felice, di vedere i vostri volti, perché adesso c'è il famoso mare nero che ho davanti, al quale non ero più abituata, e da una parte, come dire, è bellissimo, è suggestivo, ma dall'altra non riesco magari a cogliere le vostre espressioni. E allora mi verrebbe comunque da chiedervi, scusate mentre accordo, perché mi verrebbe appunto da chiedervi, ma voi l'avete una colonna sonora della vostra vita? Magari, non so, oppure un libro, una poesia ai quali ricorrete magari in certi momenti particolari. Non so, a volte succede, no, che siamo molto tristi, abbiamo bisogno, cioè chi ha bisogno di compensare oppure di rinforzare, no? Sto male, ho bisogno di piangere, allora giù cose
E io, per esempio, avevo il babbo di un mio amico, tutte le volte che era nervoso si guardava Rambo. Ed era un ottimo sfogo, no, dell'anima. Ecco, perché a volte però questo pensare, no, mi porta alla mente la grande genialità e la grande cultura di un personaggio del Novecento che è magari non conosciutissimo, ma in realtà è un personaggio fondamentale, che fu tra l'altro un intellettuale a tutto tondo, un fotografo, uno scrittore, etnologo, orientalista, alpinista, poeta. Insomma, io con alcuni di voi, che ora non so, però penso che qualcuno ci sarà che conosco qui della Lastra, per cui ne abbiamo parlato e riparlato. Lui è il padre di Dacia Maraini e lui è anche il padre di questo linguaggio metasemantico che ci spiega questo molto semplicemente. In questo caso l'autore, più che scrivere, suggerisce e propone, perché la poesia metasemantica va letta soprattutto ad alta voce, perché è legata a che cosa? Al suono. Per quello vi dico, avete una colonna sonora oppure ci sono dei momenti in cui voi avete bisogno di esprimere i vostri stati d'animo. Ecco, pensate che questa poesia metasemantica, che è legata appunto al suono, alla parola, è frutto di un lunghissimo studio. Io infatti mi appunto sempre, anche perché dice come nascono le parole. Cioè, ognuno di noi, cioè, sappiamo, no, che c'è tutta una anni e anni di studi, no? Come si fa a creare una parola, no? Il procedimento di solito è quello, infatti, di riuscire a creare delle nuove parole legate a dei significati che già c'erano. Quindi parole, non so, inventi il canocchiale, sommi la canna e l'occhiale, ti creano. Quindi creiamo delle parole. Invece il linguaggio metasemantico usa tutto un altro criterio. Pensate che lui scrive: nella poesia metasemantica il lettore, tra l'altro, quindi io lo vado a leggere, deve contribuire con un massiccio intervento personale. Perché la fusione qui delle parole non è dato dall'incontro magari di un pensiero con un oggetto, ma nel tuffarsi dentro un evento. Quindi il lettore diventa a questo punto un azionista, perché i suoni che provengono dalla scrittura metasemantica in qualche modo li ricreiamo noi. Io ve l'ho già citata, ma non posso fare a meno di appunto continuare a citare mia nonna. Lei, donna colta, insegnante, però era una... riusciva a spiegarmela molto bene la poesia metasemantica. Per esempio, vedeva una persona e diceva: guarda come è titirilla quella. Che vuol dire? Non lo so, però mentre mi dice quella è titirilla, io la vedo. Oppure, guarda quella come è scaraventona. Che vuol dire? Non lo so. Però mi fa capire magari che può avere un'andatura. Quindi il linguaggio metasemantico in qualche modo ci spiega ciò che magari a parole non riusciremmo a esprimere, ma è come se riuscissimo in qualche modo a dare carattere, corpo a ciò che in quel momento sentiamo. Quindi la fervida immaginazione è fondamentale per creare una poesia metasemantica. La più celebre di tutti, la conosciamo, letta e interpretata benissimo da Gigi Proietti in tante forme, che è il famoso lonfo, ve la ricordate? Ecco, però la mia preferita è il lonfo, e qualcuno ha detto: oh, guarda, sembra mio zio Babbo. Però mi hanno detto una volta a lezione, questa cosa mi è rimasta impressa. Beh, invece, il giorno ad Urlapicchio è la mia preferita. Ci sono dei giorni, sentite bene, smegi e lupidiosi, col cielo d'agro e un fonzero congruto. Ci sono meriggi gnalidi e butriosi che plogidan sul mondo infrangelluto. Ma oggi è un giorno a zippaci e zirlecchi, un giorno tutto gnacchi e timbarlini, le nuvole buzzillano, i bernecchi luderchiano, coi fernagi tra i pini. È un giorno per le vanvere, un festicchio, è un giorno carmidioso e prodigero, è il giorno a cantilegi, ad Urlapicchio, in cui mai detto t'amo per davvero. Ecco, tutto questo linguaggio, che apparentemente non significa niente, in realtà ci spiega tantissimo. Cioè,
Pensate ai giorni smegi e lombidiosi e poi pieno di zimpaci e zirlicchi. E poi la genialità di Fosco Maraini è che ci sono delle note che vanno a spiegare le parole senza che abbiano un senso. Per esempio ci sono delle parole, tipo in un'altra c'è il frizzipigno. Che cos'è il frizzipigno? Vai a vedere, c'è scritto è il maschile di frizzipigna. Questo è l'esempio, ma ce ne sono tantissimi ed è divertentissimo il linguaggio metasemantico, che però ovviamente non può essere totalmente inventato. Allora, dov'è che attinge il linguaggio metasemantico? Attinge a una grande ricchezza della nostra lingua, che è quella del dialetto. Perché i dialetti, se ci pensate bene, spesso nascono da delle onomatopee, cioè delle parole nascono perché si riproduce magari un suono. E uno dei grandi, fruitori di dialetto per comunicare storie ed emozioni è stato appunto il mio maestro Fabrizio De André. Anche recentemente mi sono trovata a riraccontare questa storia, ma che trovo davvero fondamentale. Lui ha scritto in genovese, lui ha scritto in sardo, parole che permettono in qualche modo di capire l'essenza di un sentimento senza che noi però riusciamo magari a comprenderne il vero significato. Allora, lui ha avuto anche l'ardimento e l'ardire di scrivere un intero album in genovese, ma che tutto sommato, certo ci sono le traduzioni, però in qualche modo lo si capisce, no? Però c'è in realtà una canzone di un altro album che io amo moltissimo e che racconta appunto una storia, che è la storia di un colpo di fulmine, tra appunto un uomo e un'asina. Tutta la storia ci spiega appunto come questi due ignari, che quei due non sapevano cosa sarebbe accaduto nella loro vita quel giorno, e credo effettivamente quando succede un colpo di fulmine ti stravolge completamente l'esistenza, credo sia una delle cose appunto più belle che possano capitare. Questi due si innamorano e soltanto ovviamente vengono scoperti da chi? Da l'emblema dell'invidia, quindi da una, dice tra l'altro, una vecchia infrasconata, cioè che era nascosta dietro, sentite, infrasconata da dietro le frasche, che li scopre. Allora, proprio per l'invidia che nutre nei loro confronti, va subito a raccontarlo al parroco. Un'asina e un uomo. Scandalo. Lo scandalo è che se continuano a consumarlo senza sposarsi. Allora ecco che vengono costretti al matrimonio. E mentre l'asina e l'uomo sono quasi all'altare, arriva qualcuno per dire no, arrivano i documenti. Mi dispiace, non si possono sposare, sono cugini di primo grado. Allora ecco che tutta una storia cantata e narrata in un dialetto dove voi sentirete, se voi provate a concentrarvi sul suono e sul racconto, riuscirete a sentire come in questo caso una canzone in un dialetto può davvero sembrare una canzone scritta in linguaggio metasemantico. Ah, questa è I Monti di Mola. E l'occhio
la burrica, aia di lumare. E hai tu dalle tive e scia lumaestrale. E da sinto chi a pedula dai, aia, aia, aia. E tu li rispondi a l'inghito tu, aia, 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 aia. Oh, betta mea, laina luna, oh, betta mea, capitale di lana, oh, betta mea, piaca fortuna. L'occhi mi bruci, l'ubetto mio, carrasciali di baci, l'ubetto mio, un cori mi cugi. E morì in mano di prima volta, la basi succi, tutto l'umeli di che sta multa. E moriste tu di tutti l'ori, di petralana, l'ubata d'oro, di chi stucori. Aruda si buffa, nuda ingattura, che non lo eri assabbi in tunura. E infatti una è che ha un frasconata fea, ea, ea, ea. Piagnendi e ficiulendi si dici a culi, bai, ea, ea, ea. Piata ida, guai che peggio, piata ida, ciò a noi moro, piata ida, sola mi moro. Taita, ya me lamento, via taita, più di una volta, via taita, e sai a tolta. E morì in mano, di prima volta, la basi succi, tutto l'umeli, di chi sta. E moriste tu di tutte l'ori, di petralana, l'ubata d'oro, di chi stucori. Era un paese in tre, usa chi pesi parla coio. Lu parra cumatessi in tre si illusoio. Ma cui usa sino riscissimi laina e l'omo. Che dalli documenti escisimi fratili in primo. E da sinto chi a pedula taia. Thank you.
provando a immaginarlo, fa un altro effetto, no? Le parole si capiscono, si vedono tutti questi personaggi, se ci proviamo a concentrare davvero sull'immaginazione e al corpo delle parole. Pensate, Aristotele sosteneva che la vera felicità fosse esercitare il proprio libero ingegno. Tolstoi scriveva che la felicità sta nel vivere per gli altri. Per essere felici occorre una sola cosa, amare. E amare con sacrificio di sé, amare tutti e tutto, stendere in tutte le direzioni la tela di ragno dell'amore e chi ci capita dentro, quello va preso. Victor Hugo sosteneva che la suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è, o meglio, di essere amati a dispetto di quello che si è. Felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha, appuntava tra i suoi aforismi Oscar Wilde. Poi per Winston Churchill non è nell'avere, ma nel condividere. La felicità è un cucciolo caldo, suggeriva Schultz, il fumettista statunitense, padre dei Peanuts. Ma a me, ragionando proprio di felicità, tra tutti i filosofi, me ne viene in mente uno, forse ve lo ricorderete, il famoso filosofo dell'ovvio, l'insuperabile Massimo Catalano, di Quelli della notte, lo ricordate? Perché lui avrebbe detto, beh, in fondo, essere innamorati e poi ricambiati è sicuramente un modo efficace per dirsi felici. También piensa en mí.
tú quieras, quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Fa essere felici anche nello struggimento. E a proposito sempre di nostalgia, una canzone che sì, mi porta a una felicità e allo stesso tempo un po', come direbbe Chavela Vargas, di amargura. Una canzone che abitava le stanze della casa dei miei nonni, una casa dove ho abitato per alcuni anni, e che ogni tanto mi giravo all'improvviso come se a quella finestra di salotto vedessi tutte e quattro le sorelle, la mia nonna, la Tina Allori, la sorella celebre, e le altre due sorelle che in qualche modo stavano lì a fumare negli anni 50 a quella finestra e a cantare una canzone che a loro metteva allegria quando magari i mariti non c'erano, e si mettevano lì a pensare, a ricordare alla loro gioventù. Non dimenticare le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amore, è una cosa bella come il sole, più del sole. Scende lentamente nelle vene e pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime vene, con i primi sogni d'oro. Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più. Forse non mi sai capire tu, non dimenticare le mie parole, bimba, t'amo tanto da morire, tu per me sei forse più del sole, non mi fare mai soffrire, bimba, io t'ho sempre amata, come amare non so di più, tu però sei tanto ingrata, forse non mi sai capir tu. Non dimenticare le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amore, è una cosa bella come il sole, più del sole da calor, scende lentamente nelle vene e pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene, con i primi sogni d'oro. Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più. Forse non mi sai capire tu, e non dimenticare le mie parole, bimba, t'amo tanto da morire, tu per me sei forse più del sole, non mi fare mai soffrire. Gallione, fratello mio, tutti aspiriamo alla felicità, ma quanto a conoscerne la via, brancoliamo
come nelle tenebre. È infatti così difficile raggiungerla che più ce ne affanniamo a cercarla e più ce ne allontaniamo. E se prendiamo una strada sbagliata, questa poi può condurci addirittura ad una direzione contraria. Dobbiamo avere innanzitutto ben chiaro quel che vogliamo, dopodiché cercheremo la via per arrivarci. Dobbiamo affidarci alle nostre personali capacità, indifferenti di fronte alle alterne vicende della sorte. Dobbiamo, insomma, essere noi gli artefici della nostra vita e della nostra condotta. Nessuno è infelice se non per colpa sua. Seneca, nella sua tranquillità dell'animo e la brevità della vita, affronta il tema della felicità proprio come una responsabilità personale, qualcosa da cui spesso ci sottraiamo. Il coraggio, il temperamento, la determinazione portano a una lucida capacità di ascolto e di osservazione verso la consapevolezza. Perché certi sentimenti si insinuano dentro di noi e ci purificano il cuore, arrivando all'improvviso magari alla fine di un dolore, come l'arcobaleno dopo la tempesta, o come un sentimento controverso che ci inchioda e poi ci scioglie, come un sorriso dopo il pianto. Perché questo può essere davvero il nostro significato vero, autentico, di queste felicità metropolitane. Riuscire a trovare in spazi che sembrano a volte caotici e confusi quelle piccole risorse che spesso sono quelle che sbucano quando siamo stanchi in un viaggio, perché il senso del viaggio è davvero viaggiare e scoprirsi, riconoscersi, scavarsi dentro. Perché, e ce lo racconta il poeta turco Nazım Hikmet nella sua Ode a Don Chisciotte, la vera felicità è quella di seguire la legge che batte nel proprio cuore. Il cavaliere dell'eterna gioventù seguì, verso la cinquantina, la legge che batteva nel suo cuore. Partì un bel mattino di luglio per conquistare il bello, il vero, il giusto. Davanti a lui c'era il mondo coi suoi giganti assurdi e abietti, e sotto di lui, ronzinante, triste ed eroico. Lo so, quando si è presi da questa passione il cuore ha un peso rispettabile, non c'è niente da fare, Don Chisciotte, niente da fare, è necessario battersi contro i mulini a vento. E hai ragione tu, Dulcinea è la donna più bella del mondo, certo bisognava gridarlo in faccia ai bottegai, certo dovevano buttartisi addosso e coprirti di botte, ma tu sei il cavaliere invincibile degli assetati, tu continuerai a vivere come una fiamma nel tuo pesante guscio di ferro e Dulcinea sarà ogni giorno più bella. È una canzone della consapevolezza, questa, quasi un valzer di qualche anno fa, una canzone che mi apre a una felicità disarmante nonostante il tempo che passa. Bella, che ci importa del mondo? Verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto, tutto quell'avvenire già avvenuto, scritto, corretto, interpretato da altri meglio che da te. Bella, non ho mica 20 anni, ne ho molti di meno, e questo vuol dire, capirai, responsabilità. Perciò volami addosso se questo è un valzer, volami addosso qualunque cosa sia, abbraccia la mia giacca sotto il glicine, fammi correre, inciampa piuttosto che tacere, e domanda piuttosto che aspettare, stanca. Guarda dietro le mie
sentito, ho proprio l'aria di un campo rifiorito, e tu sei il genio scaltro della bellezza che il tempo non sfiora. Ah, eccolo il quadro dei due vecchi pazzi sul ciglio del prato di cicale, con l'orchestra che suona fili d'erba, fisarmoniche. Ti dico, bella, che ci importa del mondo? Stancami e parlami, abbracciami, fruga dentro le mie tasche, poi perdonami, sorridimi, guarda questo tempo nuovo che arriva con te. Guarda quanto tempo nuovo arriva con te. I due amanti felici, felici, fanno un solo pane, una sola goccia di luna nell'erba, lasciano camminando due ombre che s'uniscono, lasciano un solo sole vuoto in un letto, e di tutte le verità scelsero il giorno. Non s'uccisero con fili, ma con un aroma, e non spezzarono la pace nelle parole. È la felicità una torre trasparente. L'aria, il vino, vanno coi due amanti, gli regala la notte i suoi petali felici, hanno diritto a tutti i garofani. Due amanti felici non hanno fine né morte, nascono e muoiono più volte vivendo. Hanno l'eternità della natura. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, oh, bésame mucho. Que tengo miedo perderte y perderte después. Bésame, bésame mucho. Si fuera esta noche la última vez. Bésame, oh, bésame mucho. Que tengo miedo perderte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, oh, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, oh, bésame mucho. Thank you.
più bella non c'è. Sei così dolce, che più dolce non c'è. E sei così quieta, quando parli di noi, che mi incanto a guardarti, da non credere se. Tieni stretta la mano, a guidarmi sei tu, mi ripeti con gli occhi cosa cerchi di più. La mia vita è tua, anche quando non ci sei. E in mille occasioni sprofondarmi vorrei. Sei così scema, che più scema non c'è. Ed odiarti lo vedi, è più forte di me. Sei così scema, che più scema non c'è, ma l'incanto continua da non credere sei. E sei così scema, se ma non c'è, ma sei così bella che per te morirò, ma sei così bella che per te morirò. Grazie. A me devo dire basta anche poco per essere felice. Poi mi vengono in mente, mentre poi sono qui a suonare, a parlare con voi, tante immagini che magari mentre ero lì a scrivere, a pensare come raccontarvi, cosa raccontarvi, magari lì per lì non arrivavano. Allora tante volte mi hanno chiesto, no, ma tu quando scrivi, quando canti, ma da dove vengono magari delle suggestioni? Io ricorro sempre a appunto delle impressioni che si sono solidificate in me. Magari ci sono libri che ho letto quando ero molto giovane che mi hanno insegnato a guardare già la vita con una gratitudine. Sicuramente io, essendo stata nella vita molto amata, avendo avuto un'infanzia molto bella, molto felice, nasco con delle basi solide. Allora ecco che viene lì la responsabilità in qualche modo di dover cercare di restituire agli altri quello che in qualche modo mi è stato donato, anche perché come riprendendo quello che dicevo all'inizio, essere felice è una lotta, bisogna sempre combattere, bisogna in qualche modo non darsi mai per vinti, avere sempre, o tramite magari il senso dell'ironia o tramite una grande fiducia, un grande ottimismo a volte, trovare quella forza e quella risorsa che ci fa escogitare, no? In modo di in qualche modo tirare fuori dal cilindro un pensiero bello. Questo è un po' quello che ho cercato di fare in quel lungo periodo di lockdown, no? In quei giorni
inquieti e inaspettati, quando poi anche questo progetto è nato. Vi parlo della primavera del 2020, quando veramente la parola felicità sembrava una contraddizione. Noi siamo stati a questo punto davvero una fascia di storia stata colpita da qualcosa di indescrivibile che mai ci saremmo immaginati. Allora ecco che in quei momenti io ho pensato davvero quanto potesse essere irraggiungibile l'idea di una qualsiasi piccola forma di felicità quotidiana. I miei 60 giorni da sola a casa sono stati molto importanti, mi hanno aperto gli occhi su tante cose. E ho cercato di convertire velocemente la solitudine nella libertà di provare, di sentire, di mettermi in ascolto. E i muri di casa non sono stati più un limite, ma li ho visti come una protezione in quel momento. E la fantasia è stata, l'occasione giusta per trasformare appunto la fortuna di trovarmi integra nel dovere, in qualche modo a quel punto, di dover mettere a disposizione dell'altro il mio mestiere di cantastorie. E quindi sono stati periodi in cui sicuramente c'è stata una sovraesposizione di immagini, di video, però averlo fatto magari per i carcerati, per il personale sanitario, video che sono stati registrati proprio con uno scopo, quando qualcuno ti chiamava e ti diceva sono sola, un'amica nella Valtellina, fu lei a iniziare tutto questo, anche un anestesista che lavorava in rianimazione e mi chiamava la sera, diceva mi canti qualcosa perché non ne posso più, non sappiamo più come fare. E allora ci siamo inventati questo gioco, questo interno fuochi che era dal mio salotto di casa, dove ogni tanto raccontavo qualche storia e poi sono diventate dirette con i teatri e canta. Allora in quel momento ho iniziato a condividere le emozioni attraverso dei canali virtuali che non sono certo il mondo che mi appartiene, però in quel momento era l'unico modo per infondere coraggio e sentirci un po' tutti uniti. E quindi ecco, per un attimo io sono riuscita in qualche modo a sfiorare un'inedita ma significativa forma di felicità. E questo valeva anche per tutti i turbamenti interiori che mi muovevano e che mi portavano verso una prospettiva, verso un orizzonte, verso una speranza. Perché in qualche modo ho capito che potevo essere felice perché in qualche modo potevo esserci, nonostante l'impossibilità di farlo realmente. E allora era quello il modo che mi venne da dire: andiamo tutti insieme sul carro della musica, su questa felicità che non sono proprio canzonette, sono dei modi per poter entrare in contatto e sentirci davvero parte di un tutto. E allora c'era una frase e una canzone che mi veniva in mente, è questa. Dai, andiamo, vieni via con me. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good like my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chip, chip, chips. Tap to do it, don't tip, tip, boom, boom, boom. Tap to do it, don't tip, boom, tip, boom, boom. Tap to do it, don't. Questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, 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 non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di una innamorata di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Go now, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, yeah, chip, chip, chips. Tap to do the don't tibum tibum boom. Tap to do the don't tibum tibum boom. Tap to do the don't. Via, 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 vieni via con me. Entra in questo amore buio. Pieno.
pieno di uomini. Via, 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 entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, go like my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. And chip, chip, chips, tap to do the zoom, chip, boom, chip, boom, boom, tap to do the zoom, chip, boom, chip, boom, boom, tap to do the zoom. E allora, arrivati a questo finale di racconto in cui poesie, parole, suggestioni, canzoni vogliono fondersi, noi vogliamo dimostrare, questa devo dire un grande ringraziamento a Stefania Costa, che con la Nottola di Minerva, questa associazione culturale, facciamogli un applauso alla Stefania, perché se lo merita veramente tanto, con lei interterrita, riesce a portare la letteratura, la cultura, la musica nei luoghi più impensabili, bellissimi, in particolare io ricorderò sempre con una gioia infinita quando mi fece cantare a Siena, ti ricordi Stefania? Dentro il Museo Civico di Siena, sotto la maestà di Duccio, una roba meravigliosa. E rimanemmo, ecco, quello fu un altro momento di felicità incredibile, e fu splendido quando i custodi ci dissero: abbiamo un'ora di pausa, possiamo lasciarvi chiusi dentro il museo? E noi siamo tre musicisti rimasti all'interno di un museo quasi completamente al buio, aspettando di cominciare il concerto, e a girarsi nelle stanze di un museo completamente affrescato, con statue, era una felicità, allo stesso tempo era anche un po', come dire, quando la felicità è all'ennesima potenza può portare anche un po' al timore, no? E quindi aver portato la musica, la canzone, nei luoghi più impensabili, in qualche modo ci ha, già personalmente mi ha arricchita e ci ha fatto capire che la felicità sì è qualcosa che sembra di impalpabile, ma in realtà la possiamo costruire giorno dopo giorno con le nostre mani, nonostante i momenti complicati. Perché la bellezza è sempre a portata di mano. Imparate a ascoltare la musica, a leggere un libro, a guardare un film, a chiamare qualcuno quando vi viene voglia di sentire, di voler dire a qualcuno che lo si ama, che gli si vuole bene. Cerchiamo davvero di essere felici per quanto è possibile, perché la vita è davvero preziosa e nella vita tutte le cose all'improvviso possono cambiare, ma ci sono cose che non cambiano mai. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia el mar. Fino e brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentire un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia el sol en su cayera. Cuando una noche subsiste, cambia la planta y se viste del verde en la primavera. Cambia el pelaje en la fiera,
cambia il cabello e l'anziano, e así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, de recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Yo lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, y así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. 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 Teatro che era da un anno fermo, dovevo esserci il 29, mi sembra, di ottobre dell'anno scorso, si è chiuso tutto, abbiamo ripreso stasera con questo progetto, quindi davvero grazie a Stefania Costa, a queste Felicità Metropolitane che vedono coinvolte le biblioteche, quindi grazie alla biblioteca della La Strassigna, grazie al Comune, grazie a tutti voi che in qualche modo riempite le nostre vite che siamo qua su, sul palco, che abbiamo voglia di ritornare a esserci, perché è questo lo scambio che funziona. Infatti, se qualcuno mi chiede, ma davvero, ma la tua felicità, sì, essere autentici, ma anche vivere in questo scambio, perché è nella bellezza, è nell'incontro che possiamo veramente diventare consapevoli e quindi felici. Grazie. Grazie a Marco Calai, grazie a Marco e grazie a Marianna per le riprese, per le foto. Grazie a voi, vi aspetto presto. Famoso bis. Grazie. Famoso bis. Mi sento un po' ripetitiva, ma come posso non finire? Come posso non finire con tutta questa gratitudine se non con una canzone che è come la legge che batte nel cuore di Don Chisciotte. La 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 la
gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en la multitud es al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de que estoy amando. La 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forma mi canto y el canto de ustedes que en mí canto, que el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a vida que me ha dado tanto. La 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Grazie.